quarta giornata di Serie A, il Como ospita le Leonesse per questa sfida che vedrà il Brescia in maglia rossa contro il Como in maglia bianca. Brescia scende in campo con il solito 4-3-3. Penso, Gama, Pedretti, Zizioli, Rosucci, Dadda, Ferrandi, Alborghetti, Sabatino, Boni, Bonansea. Esposizione di mister Bertolini, Mori, Zanetti, Prost, Assoni, Baroni, Braida e Paganotti. Risponde il Como con Piazza, Oliviero, Cannone, Zanini, Fusetti, Ambrosetti, Vitanzacatti, Cortesi, Erba, Carminati e Mazzola. Disposizione di mister Manzo, Gorno, Nigretti, Pellizzoni, Cavaliere, Cascarano, Del Vecchio, Ferrario. Brescia che anche quest'oggi deve fare i conti con un'infermeria zeppa. Mancheranno le infortunate di lungo corso Zanoletti e Gozzi, alle quali si sono aggiunte Schiavi e Cernoia, che sono quest'oggi qui in tribuna con i tantissimi tifosi del Brescia accorsi anche qui a Bizzarrone. Calcio d'inizio per le Leonesse, sulla palla Sabatino e numero 10 Boni. Controlla male, si parte il Como, ma Rosucci break, prova il destro ed è gol! Grande gol di Martina Rosucci, che dopo un minuto e 46 secondi da fuori area trova il destro vincente che porta in vantaggio il Brescia. Gol fulminante di Martina Rosucci che recupera palla, che il Brescia recupera palla. Ferrandi sulla destra, tocca al centro per Rosucci, arriva la palla a Boni per Bonansea salta un avversario, va sulla sinistra Bonansea, va sulla sinistra, mette al centro, esterno della rete. Ferrandi perde l'attimo. Sabatino regolare, salta un avversario, prova il destro deviato e c'è la parata del portiere facile. Saragama sulla destra, cross bellissimo, Bonansea ancora lei, sinistro, parata, anzi deviazione, altra occasionissima per il Brescia. Ha chiamato il rigore, Sabatino entra in area, Sabatino a tu per tu col portiere, mette al centro, non c'è nessuno, Boni al limite, salta un avversario, sinistro, alto, altra occasione, la terza occasione del Brescia. Cross al centro, direttamente in porta, incredibile, Bonansea la mette fuori, ma ancora Brescia, Ferrandi. Rivediamo nel replay il cross deviato dal portiere che arriva a Bonansea che di testa clamorosamente la mette dietro piuttosto che in porta. Ottimo il cross per Sabatino, stop di petto per Bonansea, destro, bellissima azione del Brescia. Ferrandi fraseggia bene il Brescia, Bonansea salta un avversario, va in area di rigore, sinistro e para ancora Piazza. Attenzione, Roberta Dadda rischia il Brescia, arriva la corrente, Carminati ma calcia male e la prima vera occasione per il Como arriva al minuto 15 con Carminati che però... Sabatino, entra in area Sabatino, punta di destro ed è gol, rete al 19° della ripresa, Daniela Sabatino raddoppia, si incune in area e rivediamo a tu per tu con Piazza, non sbaglia e porta a due le marcature del Brescia. Sabatino al limite dell'area, dentro per Ferrandi, di destro Ferrandi, ancora Piazza. Libera, oggi Giulia Ferrandi fa fatica a trovare la via del gol. Tocco di Sabatino per Alborghetti, carica il destro. Fiacco. Ferrandi. Sinistro. Pallo di Ferrandi. Finisce così. 2-0 per il Brescia, seconda vittoria consecutiva, le Leonesse salgono ad 8 punti in classifica.
e si tengono in scia della Torres, che continua la marcia in vetta. Prossimo turno il Brescia ospiterà tra le mura amiche il Napoli per un replay della finale di Coppa Italia dello scorso giugno.